Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di modem router e lo facciamo con il Flixbox 6850 5G. Sì, perché di questo modem router esistono due versioni, la 6850 4G LTE che ho già portato qua sul canale la recensione, mentre questa è la versione 4G LTE 5G, perché lui appunto è in grado di supportare la rete 5G. È un dispositivo con caratteristiche sicuramente importanti, che ci permette di viaggiare su questa rete, dove nel caso avessimo vicino a noi delle antenne BTS con delle prestazioni notevoli appunto per quanto riguarda il 5G, potremmo arrivare a delle velocità incredibili. Ma anche per quanto riguarda la rete 4G rispetto al 6850 non versione 5G ci sono dei miglioramenti, ma di tutte queste caratteristiche parleremo fra poco. Lui si presenta con questo aspetto, secondo me è davvero bellissimo. I prodotti Fritz sono sempre ben curati, con questi design semplici, poco invasivi nella nostra abitazione, quindi veramente secondo me sono dei prodotti bellissimi anche dal punto di vista estetico. I materiali, la qualità hardware è fuori discussione, perché non lo sapesse, il marchio Fritz è probabilmente uno dei marchi più rinomati appunto nel campo delle comunicazioni router wifi, quindi tutti questi dispositivi che utilizzano appunto la rete internet, e lui è sicuramente uno di quei prodotti veramente veramente notevoli. Lui, come vedete, ha due antenne orientabili e questo è un plus da non sottovalutare. Sì, perché queste due antenne ci daranno la possibilità di essere orientate verso la BTS, cioè l'antenna che ci invierà i dati in 4G, 5G, potremo orientarle per avere la massima ricezione, e questo è sicuramente un notevole vantaggio. Poi al suo interno abbiamo altre due antenne, che sono quelle che trasmettono la rete wifi all'interno della nostra abitazione, quindi loro, andandole a orientare, ci permetteranno di ricevere il massimo segnale. Per vedere dov'è l'antenna più vicina a noi e vedere quella del nostro operatore che trasmette verso casa nostra, basterà andare nel sito, io vi consiglio LTE Italy, dove avrete tutte le informazioni, e dalla mappa vedrete dov'è la vostra abitazione e dov'è l'antenna del vostro operatore che trasmette verso casa vostra, così da poter orientare le antenne nella maniera migliore. Anche se Fritz ci aiuta anche in questo, sì, perché tramite il software Fritz OS è possibile in maniera super semplice, quando entreremo nella pagina di configurazione del nostro modem router, c'è anche proprio la possibilità di andare a ottimizzare l'orientamento delle antenne. Sì, andando a regolare le antenne vedremo, tramite appunto una schermata che ci guida nella regolazione e nello spostamento, qual è la posizione migliore da tenere in base appunto a dove si trova la BTS rispetto al nostro modem router. E sicuramente tutto questo rende i prodotti Fritz, ma in particolare questo 6850 5G, un prodotto davvero notevole. Come vi stavo dicendo, lui è un dispositivo dal design veramente fantastico. Per quanto riguarda le porte di comunicazione, abbiamo una presa per l'alimentazione, quattro porte GigaLAN, abbiamo una presa per il telefono analogico e poi abbiamo lo slot per la SIM del nostro operatore. Mentre da questa parte abbiamo una presa USB 3.0 nel caso dovessimo utilizzare il nostro dispositivo per andare a, diciamo, condividere dei file che abbiamo per esempio su un hard disk esterno o su una chiavetta USB 3.0. Mentre da quest'altra parte abbiamo quello che è la presa di connessione per il sistema di telefonia, sempre di Fritz, perché Fritz ci dà la possibilità anche di un suo sistema di telefonia. Mentre qua sopra abbiamo quattro LED con tre tasti. Il primo tasto ovviamente ci indicherà che il nostro router è acceso, infatti in questo momento ha il LED verde, mentre questo tasto ci dà la possibilità di avere solo la connessione LAN o invece avere la connessione sia Wi-Fi che LAN. Andandolo a premere appunto potremo andare a switchare tra una funzione e l'altra. Qua abbiamo il tasto che va a far collegare quello che è il sistema di telefonia che vi ho detto prima, che in questo caso ovviamente io non ho, quindi non è acceso. E poi qua abbiamo il tasto VPS, che
andandolo a cliccare, ovviamente andrà a far associare i dispositivi che hanno questo sistema, il protocollo VPS, andare ad interfacciarsi in maniera super semplice con il nostro modem router. E qua abbiamo un altro LED, che è LED info, che in base al colore che andrà ad accendersi andrà ad indicare il malfunzionamento, o comunque ci segnalerà un qualcosa che dovremo andare a controllare, che non sta funzionando in maniera corretta. Adesso è spento perché funziona tutto in maniera perfetta. Allora, come vi dicevo, lui è un modem router che è in grado, appunto, nella modalità 5G, quindi quel sistema di trasmissione con le massime prestazioni, è in grado di avere un download da 1,3 gigabit, mentre per quanto riguarda l'upload fino a 600 megabit. Ovviamente questo è quello che lui è in grado di fare. Poi, se la SIM che andate a mettere al suo interno, l'operatore che vi dà la rete 5G non ve la sta dando con le prestazioni massime, o in quella zona non ha le prestazioni massime, non raggiungerà mai quella velocità. Questa è la velocità che è in grado di raggiungere lui se la rete 5G dove abitate voi è con le massime prestazioni. Tipo qua dove abito io c'è la rete 5G, ma è abbastanza scadente, perché le BTS che trasmettono verso casa mia, le 4G funzionano benissimo, ma le 5G non sono quelle performanti, perché come sapete ci sono vari tipi di 5G, c'è il 5G quello veramente ultra performante, c'è il 5G quello, io lo chiamo un po' più finto, non è un vero e proprio 5G per quanto riguarda le prestazioni. E io qua ho questo, infatti dopo vi farò vedere lo screenshot fatto con lo speed test, e vedete che comunque sì, prestazioni buone, però sicuramente non da un 5G da paura. Per quanto riguarda invece il 4G, rispetto alla versione 6850, come vi dicevo a inizio video, lui ha un modulo migliore per quanto riguarda il 4G, infatti ha un 4G di categoria 6. Cosa vuol dire di categoria 6? Che è in grado di unire due bande, perché ovviamente le BTS o le antenne, chiamiamole come volete, che trasmettono verso di noi, ci inviano quello che sono i dati su delle bande, ok? Queste bande possono essere 3, 4, 5, 2, 1, dipende dalla BTS che è rivolta verso casa vostra, quella che, a cui voi vi state agganciando. Lui è in grado di utilizzare due bande, quindi prenderà due bande, le andrà a sommare e riuscirà a fare una banda larga, quindi le prestazioni saranno migliori rispetto ai modem router che utilizzano magari una banda sola, come succede con il 6850 4G LTE. La versione appunto non 5G. Quindi a parità di SIM che andrete ad inserire all'interno del vostro modem router, le prestazioni saranno sicuramente migliori con un modulo di categoria 6, perché avrete una banda larga, quindi molte più performance perché vengono utilizzate due bande. Questo modem router è sicuramente un modem router di alto livello, parliamoci chiaro. Allora, tutti i prodotti Fritz sono di alto livello perché sono fatti con una qualità incredibile dal punto di vista dei materiali, dalla costruzione e quello che è l'ingegnerizzazione dei loro prodotti. Però qua parliamo di un prodotto davvero di alto livello. Infatti è un modem router che costa intorno ai 500 euro, poi tipo su Amazon il prezzo può variare in base magari al periodo, allo sconto. Come sapete, Amazon fa applicare gli sconti o li mette in sconto direttamente quando li promuove, cioè il prezzo non è mai specifico, è sempre uguale, però il prezzo suo è sempre intorno ai 500 euro. E per essere un prodotto di questa fascia di prezzo, secondo me la cosa che sicuramente gli va a mancare, che avrebbero dovuto mettere, perché parliamo comunque di un prodotto veramente importante sia per la qualità che per il prezzo d'acquisto, è il wifi, perché abbiamo un wifi di categoria 5, mentre sui prodotti ormai top di gamma, che siano device, quindi telefoni o qualsiasi altro dispositivo che ha un wifi, adesso si utilizza il wifi di categoria 6, se il prodotto è un prodotto diciamo di un certo livello anche economico, mentre qua abbiamo ancora il wifi di categoria 5. Ecco, questa è la tiratina di orecchie che io farei a Fritz, perché in un prodotto di questo tipo il wifi di categoria 5 stona un po' per quanto riguarda tutto il resto dell'hardware. Qua un wifi di categoria 6 sarebbe stato molto più idoneo, anche perché il wifi di categoria 6 non è solo potenza di segnale, è proprio quantità di dati che è in grado di trasportare e stabilità
nel trasportare i dati, quindi è questo il senso del Wi-Fi 6, cioè non è solo un maggiore range, ma anche proprio quello che è la quantità e la stabilità del segnale. Questo prodotto, quando vi arriva, lo trovate all'interno di questa confezione e al suo interno trovate questi. Trovate i manuali di istruzioni, un cavo Ethernet, di quelli piatti che a me piacciono un sacco, quindi non hanno una sezione cilindrica ma sono cavi piatti e sono bellissimi dal punto di vista estetico. E poi troviamo questo cartoncino con qua sotto tutto quello che ci serve per avviare il nostro router, sì, perché queste password saranno quelle che ci permetteranno di andare a fare la prima configurazione, poi potremmo lasciare queste o andarle a sostituire con altre password. Quindi utilizzando queste password potremo accedere direttamente, utilizzando quello che è il nostro browser che utilizziamo tutti i giorni per internet, andando a scrivere nella barra di ricerca Fritzbox. Ovviamente dovremo connetterci al wifi creato appunto dal nostro modem e non quello che avevamo in precedenza, avremo il primo accesso. Dovremo andare ad inserire la password che troviamo sul cartoncino che vi ho appena fatto vedere. A questo punto avremo accesso a tutte le opzioni di configurazione del nostro Fritzbox. Le prime cose che ci chiederanno ovviamente la nazione, poi ci chiederanno quale operatore stiamo utilizzando e poi andremo a selezionare quello che sono le impostazioni di personalizzazione che vogliamo andare a configurare. Tramite il software Fritzbox OS abbiamo accesso veramente a tutto e possiamo configurare di tutto. Il sistema operativo FritzOS è veramente spettacolare e notevole per quanto riguarda la stabilità e la semplicità di utilizzo. È per questo che viene anche molto pubblicizzato sulle sue confezioni, perché comunque secondo me ha un qualcosa in più rispetto ai software di gestione che vengono dati con gli altri marchi di modem o router. Quindi è veramente un qualcosa che ci aiuta sia nella configurazione, ci permette veramente di personalizzare tutto. E in più, oltre ovviamente all'utilizzo di un computer per andare a fare la configurazione, potremo utilizzare quello che è il nostro smartphone, sì, perché utilizzando il nostro smartphone, accedendo appunto sempre alla rete creata dal nostro Fritz, potremo andare a scaricare due app che si chiamano, una MyFritz mentre l'altra si chiama WLAN. Quindi andandole a scaricare entrambe avremo tutti i nostri prodotti Fritz, compreso il nostro Fritzbox, sotto controllo direttamente dallo smartphone e con un'interfaccia veramente fantastica. Infatti se io adesso vado ad aprire MyFritz, la prima applicazione che vi ho detto, vedete che ho il mio modem e ho sotto il Repeater 600. Il Repeater 600 è un extender che ho già portato qua sul canale, che è collegato adesso al mio modem router. Quindi già in questa schermata io vedo se tutto sta funzionando in maniera corretta. Dopodiché potrò andare ad aprire interfaccia utente. In più mi vengo loggato con il Face ID, quindi non dovrò più andare a inserire nessun dato se attivo l'abilitazione al Face ID, e qua ho tutto quello che abbiamo sia all'interno del browser Fritzbox, come abbiamo visto prima, però in maniera super comoda tramite lo smartphone, quindi senza utilizzare il PC o un Mac, senza utilizzare appunto nessun altro dispositivo, tramite il telefono. Ragazzi, guardate che spettacolo che è l'interfaccia. Abbiamo, vedete, tutta la connessione, ci fa vedere come siamo connessi, ci fa vedere la velocità di download, la velocità di upload, cioè abbiamo veramente tutto sotto controllo. Se vado a cliccare poi in alto sulle tre lineette, posso accedere anche a quello che è appunto tutte le caratteristiche della mia rete e della mia configurazione. Adesso volevo far vedere questa schermata. Vedete che mi fa vedere il mio Fritzbox e mi fa vedere la stazione base, cioè la stazione base sarebbe l'antenna che trasmette verso casa mia. In questo caso non sono collegato a una rete 5G. Io ho una SIM 5G, in questo caso di Wind 3, però spesso e volentieri, come vi ho detto, qua il 5G è un 5G non performante e spesso mi trovo collegato alla rete 4G, quindi non sfrutto la rete 5G. Ogni tanto mi si collega alla rete 5G, poi ogni tanto switcha sulla rete 4G, ma questo non dipende dal modem, ma dipende ovviamente dall'operatore e dall'antenna che avete dove vi trovate voi, perché comunque in base alla situazione della vostra area geografica potreste avere delle antenne molto performanti magari con un operatore e magari meno performanti con un altro operatore. Infatti l'antenna che trasmette verso casa mia ha anche Iliad 5G, ma è ancora meno performante di Wind 3, perché
abbiamo proprio una versione che è su frequenze che non rendono, quindi veramente prestazioni scarsissime, mentre quella più performante della BTS che trasmette verso casa mia è quella di Vodafone. Però io comunque avevo una SIM Wind 3 5G che utilizzo quando vado in giro per fare le mie cose, e ho utilizzato questa ovviamente per fare questa prova. Poi ovviamente uno seleziona anche l'operatore in base a quello che gli viene dato, perché comunque chi utilizza un modem può utilizzare una SIM telefonica normale, quella che usa normalmente nello smartphone, la va a inserire qua e la utilizza tranquillamente con quello che è l'abbonamento che già sta utilizzando all'interno del suo smartphone, o ne fa un'altra con come se fosse per uno smartphone, ma poi la utilizza qua dentro. Però ovviamente abbiamo quel handicap dei giga che magari potrebbero non bastarci, mentre la maggior parte degli operatori ci dà anche la possibilità di una rete FWA. FWA cosa vuol dire? È la stessa rete che utilizziamo negli smartphone, ma non ha un numero di telefono, quindi ha solo dati, e nella maggior parte dei casi gli operatori ci danno dati illimitati se utilizziamo e facciamo un abbonamento dedicato a, appunto, a questa rete FWA, che sfrutta la rete 4G o 5G in base all'operatore, ma con dati illimitati, che è quello che poi, diciamo, viene comodo con un dispositivo di questo tipo, perché va a sostituire appieno quello che è magari una fibra scadente che non arriva a casa nostra, perché magari arriva o una finta fibra o non arriva addirittura manco quella, mentre però abbiamo magari una rete prestazionale 4G o 5G che ci permette di avere un internet di tutto rispetto a confronto appunto di una rete magari tramite cavo che dove siamo noi non funziona. Quindi questo è un aspetto da non sottovalutare. Con un modem di questo tipo ovviamente abbiamo la possibilità di sfruttare 4G e 5G con veramente prestazioni notevoli, e con le sue antenne regolabili abbiamo appunto anche questo vantaggio di andare ad orientare verso la BTS che trasmette verso di noi. Mentre se vado ad aprire l'altra applicazione, che si chiama WLAN, abbiamo, vedete, Fritzbox rilevato, quindi Fritzbox 6850 versione 5G, e poi mi fa vedere che al mio router ho in questo momento connesso un telefono. Vedete che c'è il simbolino del telefono e sotto c'è anche scritto iPhone. Se io vado a fare misura rete Wi-Fi, l'applicazione mi va a misurare quanto, diciamo, lui è in grado di ricevere da lui, nel senso che a livello di Wi-Fi quanto sto ricevendo da lui come segnale. Questo è importante perché magari lui è da una parte dell'abitazione, io col telefono sono da tutt'altra, e posso vedere se sto ricevendo un segnale forte per quanto riguarda quello che lui trasmette verso il mio smartphone. È davvero comodo utilizzare questo grafico, perché ci fa capire se abbiamo bisogno di introdurre un extender tra noi e il router, perché se qua dovessimo avere un grafico scarsissimo vuol dire che tra lui e lui dovremmo mettere un extender. Io ce l'ho, infatti, vedete, se io vado a cliccare in basso su Fritz Repeater 600, vedete i miei ripetitori. Qua io ho un ripetitore inserito, che ovviamente in questo caso non viene calcolato in quello che è la comunicazione, perché è a metà tra il primo piano e il secondo piano della mia abitazione. Ma se vado su valuto la posizione del mio ripetitore, vedete che adesso mi fa vedere che lui è qua, ok? E quello che è il simbolo che si sposta sulla barra verde è dove si trova il ripetitore. Vedete che il ripetitore è ancora in una zona verde, perché il segnale è ancora forte, l'ho messo appunto in una zona che praticamente da lui prende ancora un segnale forte e poi me lo distribuisce sopra nell'altro piano, tutto ovviamente mantenendo lo stesso nome della rete Wi-Fi, perché utilizza il sistema mesh. Però di questo ho parlato in un video dedicato, magari ve lo lascio qua sopra nelle schede, dove proprio ho recensito questo ripetitore economico della Fritz, ma che per quanto riguarda prestazioni, configurazione e semplicità di utilizzo vi cambia la vita, anche per quanto riguarda appunto poi la distribuzione del segnale all'interno di un'abitazione. Quindi vedete che tramite queste applicazioni che funzionano davvero benissimo e sono super pratiche, avete un qualcosa ancora in più per utilizzare i dispositivi Fritz, che sia un Fritzbox o anche un dispositivo di ripetizione di segnale. E adesso, come ultima cosa, vi faccio vedere lo screenshot, che è quello che vedete qua, di uno speed test fatto appunto con lui, con la rete Wind 3 5G qua dove sono io, dove, come vi ho detto, il 5G non è molto performante. Però queste sono le prestazioni che vengono date con il 5G qua dove sono io. Poi come vi ho detto,
cambia totalmente se lo fate in una zona in cui avete una BTS che spinge con un 5G più performante, o come nel mio caso, se io qua dovessi mettere una SIM Vodafone su questa BTS, sarebbe molto più performante, si arriva anche a 600 megabit al secondo, contro invece a quelli che state vedendo in questo momento. Quindi ragazzi, spero che questo mio video, in cui vi ho portato la mia recensione riguardante il Fritzbox 6850 5G, vi sia piaciuto. Se l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime e spoiler, anche dei prodotti Fritz arrivano spesso degli spoiler. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerta per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!